mai tenuta e quindi è il primo evento che noi eh, realizziamo sul territorio provinciale. Un, un territorio provinciale, come dicevi Luca, ehm, direi quasi unico, non solo per la grandezza e per la vastità eh, che tutti eh, conosciamo, ma a, a livello turistico sicuramente un territorio eh, straordinario e vocato naturalmente a far turismo. Eh, Salerno, città capoluogo che eh, si sta avviando. Eh, diciamo ad affrancarsi come meta turistica cittadina incastonata fra due costiere straordinarie, meravigliose, l'una ovviamente molto più eh, nota, molto più attrattiva eh, per un certo tipo di turismo, l'altra eh, molto più suggestiva, molto più selvaggia e sicuramente quella che rappresenta oggi a livello provinciale il potenziale maggiore eh, verso il quale eh, anche le istituzioni credo debbano eh, attenzionare in maniera più eh, più mirata eh, e quindi l'idea di ehm, di eh, avviare questa tre giorni questo momento di discussione che parte appunto muove oggi e vedrà domani e dopodomani eh, interventi autorevoli per scendere nel dettaglio delle varie problematiche e dei vari tematismi ci sembrava doveroso opportuno in quanto eh, è vero che eh, diciamo il comparto turistico della, della nostra provincia è ehm, per quanto riguarda la costiera amalfitana, ma anche la cilentana, diciamo maturo, abbastanza maturo, è pur vero però che ci sono delle grosse lacune che secondo noi vanno eh, colmate e eh, vanno, come dire, attenzionate in un modo diverso. Vedete, il turismo è una eh, materia che eh, un po' troppo spesso viene trattata in maniera semplicistica, io definisco sempre, faccio questo paragone un po' come il calcio, no? In Italia un po' tutti ci inventiamo allenatori e tutti riteniamo di poter parlare di sapere di calcio. Molto spesso nel turismo, e questo devo dire a livello pubblico, ma anche a livello privato, diciamo non sempre le competenze, eh, come dire, fanno da battistrada al, a, a ciò che, che si dice. E quindi eh, spesso assistiamo a, eh, diciamo, atteggiamenti. Eh, ripeto, sia, dal, sia sul lato pubblico che dal lato privato, quindi parlo anche dei, 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 dei nostri colleghi operatori di settore, che troppo spesso ehm, hanno atteggiamenti di eh, gestione delle dinamiche turistiche non tecniche, non eh, centrate diciamo, eh, su, sui numeri. Ecco perché in FENAILP abbiamo ritenuto opportuno eh, creare un osservatorio turistico provinciale, i dati ci sono, eh, le fonti sono l'ISTAT, sono l'ISNAR, sono le Camere Tutto il Mondo e il Sistema delle Camere di Commercio, affinché finalmente si possa cominciare a pianificare, a gestire il, il settore turistico, come tutti i settori industriali che ci sono. In, in Italia eh, e non con l'approssimazione del eh, consentitemi eh, eh, la, la diciamo l'affermazione. Troppo spesso abbiamo assistito a scelte eh, anche strategiche eh, legate al politico di turno. Noi vorremmo che da oggi, in maniera garbata, vorremmo affermare un principio nuovo. Il turismo di questa provincia meravigliosa va gestito con condizioni di causa, va gestito basandosi sui numeri sui flussi turistici e sui dati e, e infatti dopo questi tre giorni sarà ovviamente eh, nostra cura pubblicare un bollettino e in questi due giorni a seguire eh, verranno ovviamente snocciolati una serie di numeri che appunto ci eh, devono eh, guidare nelle scelte strategiche eh, pubbliche e private quindi eh, immaginiamo la nuova stagione mi rivolgo quindi alla All'amico all, all Pasquale Sorrentino, che in maniera eh, intelligente, proprio qualche settimana fa, anticipando evidentemente questo sentimento che va montando anche nel, nella classe imprenditoriale provinciale, eh, ha realizzato insieme al presidente Alfieri una iniziativa molto importante, che è quella della consulta eh, sul turismo, o meglio sono state varie le consulte. Che sono state messe in piedi alla provincia e quella sul turismo ha, ha preso vita qualche settimana fa e quindi ripeto interpretando questo sentiment che c'è a livello provinciale di eh, avere un approccio tecnico nella gestione del turismo eh, ovviamente noi partiamo con questi quadri generali ovviamente non è eh, come dire una risoluzione dei problemi ma quantomeno a noi interessa tracciare e iniziare un percorso che eh, appunto possa essere più tecnico e incentrato sui numeri. Con il professore Bertullo, che come dire è il nostro eh, direttore scientifico del, eh, del, dell'osservatorio, eh, abbiamo strutturato una serie di, eh, di iniziative e di percorsi che poi saranno ovviamente eh, finalizzati e inseriti in, un, in una proposta che alla fine di questi quadri generali noi intendiamo dare. E presentare alle istituzioni per dire: Questa è la nostra visione e il nostro modello di sviluppo turistico. Sulla base, ovviamente, di un confronto e di una condivisione, un confronto eh, chiaro, diretto. Ma ripeto: a noi interessa che questo confronto e questa discussione e condivisione, assessore, venga incentrata finalmente sui numeri per evitare, ripeto, che eh, e poi parliamoci chiaro: il, i budget principali. Pubblici vengono gestiti dagli assessorati, vengono gestiti insomma dalla, dalla politica, come giusto che sia, e ehm, vorremmo appunto evitare che questi budget, questi enormi ehm, eh, flussi di denaro vengano appunto ehm, eh, indirizzati eh, verso eh, iniziative che non sono proprio tecnicamente corrette. In ogni azienda, e chiudo. Uh, e quindi credo che anche in, uh, a livello istituzionale, a maggior ragione anzi aggiungo a livello istituzionale perché si tratta di soldi pubblici, uh, in ogni azienda dicevo ognuno di noi ha un approccio come dire molto tecnico quindi si fa un budget preventivo e si fanno dei consultivi. I budget ovviamente vengono uh, fatti, compilati sulla base appunto di dati, di numeri che tengono conto dei flussi e quant'altro. Quindi anche eh, un'istituzione un credo debba essere eh, debba avere questo approccio. Eh, tra un anno ormai è al via l'aeroporto di Pontecagnano, ci dicono tutti che partirà. Questo vuol dire che il territorio, la provincia di Salerno si aprirà eh, in maniera ancora più diretta a tutto quello che è il mondo dei flussi turistici internazionali, ma prevalentemente europei, centroeuropei e nord europei. Non possiamo non farci trovare pronti a questo appuntamento e eh, anche qui la valutazione dei numeri e dei dati ci deve servire per capire se appostare delle risorse su un mercato piuttosto che un altro. Gli elementi ci sono, noi da parte nostra abbiamo inteso avviare questo nuovo mh, diciamo, modus ragionandi, modus operandi e sono certo che dal punto di vista istituzionale oggi con la presenza dell'assessore Ferrara e del delegato al turismo provinciale Sorrentino ma a seguire anche con gli altri rappresentanti che domani e dopodomani eh, passeranno per questi quadri sicuramente sono certo verrà accolto questo messaggio e si comincerà questa nuova eh, modo di programmare il turismo. Bene, grazie a Marco Sanseviero. Eh, sei stato già chiamato in causa Alessandro eh, a proposito di budget e di allocazione delle risorse sul turismo, io vorrei dire che spesso c'è una retorica no, sul tema dei fondi pubblici, eccetera. però c'è anche eh, come dire, la possibilità di fare rete squadra, ieri abbiamo organizzato un'iniziativa con degli studenti di una scuola che sono andati a fare trekking in costiera amalfitana con fondi della scuola. Quindi magari potre, si potrebbe anche immaginare di allocare le risorse coordinandole insieme tra i vari attori pubblici e privati che insistono su questo mercato. Però lascio a te la parola su questo tema. Vabbè, innanzitutto grazie per l'invito, eh, i saluti sono d'obbligo per tutti i conviviali, ma soprattutto per l'organizzazione di questa iniziativa che la FENILP ha messo in campo, per cui mi corre l'obbligo soprattutto di salutare il presidente nazionale oggi non è presente Nino Pecoraro ma i qui presenti Maria Ciola e Agnese che tra le tante mi condivido anche un rapporto di grande stima e di amicizia a parte poi il saluto istituzionale di Pasquale Sorrentino e tanti altri come il CONI e tante altre persone. Allora io prendo spunto più che altro rispetto a quello che ha detto il dottor Sanziviero. Eh, io prima di menzionare di dire eh, i numeri e diciamo quello che conta nell'ambito del nostro territorio è l'organizzazione del turismo che è un elemento fondamentale dove io batto molto per chi ha avuto il piacere di seguirmi non solo attraverso le testate giornalistiche ma anche attraverso interviste televisive noi purtroppo ahimè è pur vero che abbiamo avuto un boom e altrettanto lo teniamo e si riscontra con dati ufficiali ma dovremmo un attimo crescere culturalmente, cioè perché diciamo che oggi fare turismo non è una cosa facile, non è semplice, è molto semplice dire di fare, di, di operare, ma poi nel tempo proprio dell'organizzazione di chi poi deve fare le cose diventa molto complicato ed è difficile. I numeri, i numeri ci stanno dando ragione, ci stanno dando ragione perché dobbiamo anche dire che la regione Campania è una delle regioni eh, più grandi d'Italia. Abbiamo una popolazione di 6 milioni di abitanti, siamo la seconda regione d'Italia, come abbiamo una provincia, quella di Salerno, che poi sarà qui a dire il nostro delegato provinciale, di 158 comune, con una densità di 1 milione e 100. Mi permetto di fare un discorso demografico perché, per far capire quanto è importante, diciamo, quello che noi oggi ragioniamo nell'ambito organizzativo di un nostro territorio. E poi dobbiamo anche dire una cosa: Madre Natura ci ha donato. Di, diciamo di essere in una posizione strategica e perché non sfruttare la posizione strategica? Perché molte volte arrivano critiche dove dicono sì, però la costiera malfitana, vengono in costiera e non vanno a Salerno o non vanno nel Cilento. Per modo di dire, questo è un beneficio che comunque riguarda la città, riguarda tutto l'interritorio regionale. E anche per questo, ho voluto menzionare che cosa significa vivere in regione Campania oltre ad avere. Un, un patrimonio storico culturale molto importante per non parlare del discorso enogastronomico per non parlare del patrimonio unesco che abbiamo anche a Salerno che tanto non viene menzionato che è quello di San Pietro a Corte dove io mi onore di essere anche presidente dell'ATS Longobarda per cui insieme nella fil filiera della regione Campania stiamo cercando di costruire anche questo quest itinerario fondamentale che ci invidia tutta l'Italia se non ambito neanche dei circuiti internazionali Stiamo facendo un bel lavoro a Salerno. Dobbiamo anche dire che io ritengo che è una start up, non è un turismo consolidato, è un turismo che di quest'ultimo, diciamo, due anni, tre anni, subito dopo la pandemia, ci ha permesso di mettere in evidenza quello che io ritengo che è il vero valore aggiunto. Cioè, quando parliamo di numeri parliamo anche di prodotto interno lordo, parliamo di economia. Anche per questo ci dobbiamo trovare preparati. Io ho voluto anche un attimo dire. Non ne ho fatto un richiamo sicuramente alle. Eh, ho avuto il piacere di sedermi al tavolo di concertazione con tutte le organizzazioni delle associazioni di categoria, tra cui la Camera di Commercio, la FENAIP, la stessa Confesercenti, Confartigiane, CNA, Convo Commercio, dove ho voluto ribadire e dire che tutto questo, se si raggiungono degli obiettivi, ci deve essere un raccordo sinergico tra le parti, un raccordo di condivisione, di partecipazione e anche di responsabilità attiva. però ripeto. Tutti questi sforzi vanno fatti perché, vedetemi, oggi essere amministratore non è una cosa facile. Fare l'amministratore dove abbiamo una, una carenza economica da poter poi gestire un'attività programmatica è sempre più difficile, però abbiamo da sfruttare quello che oggi il mercato ci può dare. Appunto si riferiva a come reperire dei fondi, abbiamo il processo del PNR che Oggi è, purtroppo siamo in polemica con il governo nazionale. Sapete benissimo che hanno bloccato 21 miliardi destinati al Sud, di cui un coordinamento regionale che dovrebbe essere adottato dalla Regione viene messo da parte e a noi toccherebbe come attività, poi nel prosieguo delle attività di questi tre giorni importantissimi degli Stati Generali del Turismo e della FINAP ci sarà anche la presentazione della rappresentanza del governatore che vi dirà sicuramente questo passaggio. A noi ci stanno sottraendo circa 8 miliardi. Vi dico ancora di più: vi anticipo, l'Unione Europea ha scelto due istituti nell'ambito della BEI che riguarda fin, fin, Finiti Bank e Banca Intesa, che sono gli unici due organismi diciamo, che dovrebbero poi elargire finanziamenti a fondo perduto, ma anche di. Partecipazione attiva rispetto a quello che riguarda il turismo e il green. Quindi diciamo c'è tanto da fare. La cosa che io ho detto sempre: accetto dal punto di vista personale anche le critiche, ma che siano costruttive e non distruttive. In questo periodo, invece di crescere, anche perché poi quando uno critica, non è che critica la persona che non fa, critica se stesso perché sta criticando il suo territorio. Io dico sempre che i panni sporchi si lavano in famiglia è giusto che si facciano queste conferenze e ci siano queste iniziative perché è un momento di confronto e c'è anche un momento di, di dibattito come organizzare e come programmare quello che potrebbe essere il domani del nostro territorio però diciamo che dobbiamo essere anche noi bravi, vale a dire noi siamo gli attori principali di questa organizzazione a, a mettere veramente su attività molto molto serie io non mi voglio dilungare più di tanto perché ripeto queste sono tematiche che a me a parte l'appartenenza istituzionale nel compito del turismo che mi appartengono, sono importanti, sono favorevoli e direi anche di continuare su questa strada. Mi permetto di dire al dottore Sansiviero, ma non perché uno si deve prendere la paternità delle cose che uno che fa, io faccio amministrazione pubblica da 30 anni e vivo e ho vissuto sia in ambito provinciale dove oggi sono ancora... Parte diciamo attiva dell'amministrazione provinciale, per cui ho avuto l'onore di stare dieci anni alla presidenza con i due sindaci, prima dell'amico Affieri, dove io lo rivendico e lo dico, tutto ciò che è stato fatto attività su piani annuali e triennali dei territori l'ho fatto io. Dove, come anche ho detto, cose che non viene mai menzionato, ma lo voglio menzionare perché la politica mi sta portando ad essere un po' presuntuoso, ma non perché, perché fa le cose perché l'appartenenza deve essere evidenziata per chi da ieri ad oggi ha costruito qualcosa. Poi, diciamoci la verità, i risultati si vedono sul campo, sono i dati ufficiali. Come tu dicevi, caro eh, Marco, ti do del tu, perché sì. anche su questo dobbiamo sfodare la cultura degli anglosassoni. Lei e voi non ci appartiene, andiamo su you. E quindi è giusto che siano queste cose. Come anche ho detto con l'amico Pasquale, perché noi ci siamo confrontati alla BIT a Milano, dove siamo stati presenti eh, alla presenza dell'ENIT e de altre, altre, altre statistiche importantissime che ci hanno dato un risultato del 38% in più rispetto al 2022 che era il 25%, diciamo abbiamo detto io e Pasquale di creare la sinergia, mettere su un tavolo gli assessori del turismo. L'osservatore del turismo è importante, ma c'è già... La cultura, la, la consulta del turismo, tutte le consulte mi auguro che funzionano Ma non per Pasquale, perché è una persona che io conosco, quindi meriti, è una persona attiva, iperattiva e va anche riconosciuto per tutti gli sforzi che fa. Ma io dico è sempre la burocrazia che, nell'ambito delle amministrazioni, rallenta i processi. Allora, perché io voglio evidenziare questo? Perché noi dobbiamo coinvolgere gli attori, cioè coloro che hanno le responsabilità soggettive. Degli atti di procedimenti amministrativi. È lì che tu vedi il risultato, È lì che vedi le capacità gestionali di singola persona nell'impegno delle attività che andremo a fare qui al domani. Non voglio andare oltre perché al dipende divento, come si suol dire, pesante, non mi piace. Poi. No, ma poi il problema è un altro. Eh, dobbiamo anche imparare ad essere molto pragmatici nel parlare. Dobbiamo arrivare al problema, non alle chiacchiere. Le chiacchiere non ci servono più. quindi Diamo atto ai fatti, procediamo nelle attività e io rinnovo i ringraziamenti e mi scuso se mi allontano perché oltre ad avere giunta comunale devo un attimo andare a Piazza della Concordia perché c'è da organizzare questo giro d'Italia che tanto è bello ma è anche tanto criticato in questo momento nella nostra città. Grazie. Grazie. Ci sono due punti importanti che, nel tuo discorso. Uno è start up, siamo una start up del turismo e l'altro è la cultura, l'importanza della cultura. Qualche giorno fa ho ospitato alcuni amici altoatesini, tuo no? li ho portati a fare un giro in barca in costiera. Gli ho detto dei percorsi di trekking, no? del percorso degli dei, insomma, e loro mi hanno detto che per loro, se avessero avuto la possibilità, sarebbero stati una settimana a camminare a vista mare, piuttosto che stare amare direttamente. Insomma, questo è molto importante a proposito di cultura perché noi ci dimentichiamo di questo incredibile valore che abbiamo e forse non lo conosciamo neppure in, mo in molti casi. Allora, è stato chiamato già in causa da Alessandro Ferrara la parola a Pasquale Sorrentino, consigliere provinciale con delega al turismo. Buongiorno a tutti, arriva da più parti il richiamo alla sintesi, alla brevità e noi lo raccogliamo pur non provando a non abdicare dai contenuti perché Alessandro opportunamente ha, ha messo sul tavolo più temi. io eh, vi ringrazio per averci convocato qui. La provincia di Salerno Alessandro la conosce molto bene facendo, essendo a tutti gli effetti un, una colonna portante della pianta organica e soprattutto ne conosce le tante diciamo sfaccettature e dice bene ed è eh, la straordinaria sintonia che mi lega a lui rispetto a un punto che è quello che ci ha visti insieme a febbraio quando Abbiamo raccontato quello che dovevamo fare da qui in poi, cioè il, il, il comune di Salerno ha, ha, ha dato la linea rispetto a quella che è la strategia anche di organizzazione dell'offerta turistica e culturale. Lo dico perché io sono amministratore di un piccolo paese che, però, credo che abbia una, una tradizione, una consolidata tradizione turistica. Un paese, San Giovanni a Piro, con un bilancio sano, che eh, tra i primi dieci comuni in Italia a presentare il bilancio nei termini. Anticipatori rispetto all'anno successivo, è un paese che il 21 di aprile ha presentato un'offerta eventi di 60 eventi fino ad ottobre. Abbiamo acquistato opere d'arte, abbiamo un'offerta museale completa ed è quello che proviamo a replicare in provincia, e dice ancora, più bene, ancora meglio Alessandro quando parla della cosa a cui stiamo lavorando, che è il forum degli amministratori locali il forum degli assessori al turismo che grazie a questa congiunta intuizione ci stiamo lavorando e non abbiamo fretta perché per poter far sì che si applichi un metodo questo metodo deve essere condiviso il più possibile ed è ragione per cui come diceva Marco la consulta del turismo che ha raccolto tutte le associazioni che, ha, che ne hanno fatto richiesta ha raccolto invece una sorta di rovesciamento del metodo. Spesso è la politica che si serve delle associazioni. Invece qui sono le associazioni che indicano la strada e la politica ne deve trarre beneficio. Ecco un rovesciamento del metodo che, secondo me, da questi quadri generali può sicuramente dare valore appunto al metodo che avete scelto, che è un metodo in cui vi interessate delle cose e non le, non le lasciate trascorrere velocemente. Eh, in realtà per poter far sì che ci sia una strategia turistica eh, quantomeno credibile e funzionale non ci vogliono tantissime cose, occorre dare degli strumenti, occorre conoscere, amare e eh, rendere fruibile un'offerta, questi sono i quadri generali del turismo sostenibile, io aggiungo una parola che è quella del turismo consapevole e ci sono dei dei segnali che arrivano molto forti e chiari ultimamente rispetto alla produzione di offerte Marco e pacchetti turistici che non sono più vincolati all'esperienza locale ma anche e soprattutto alla conoscenza del tessuto locale faccio un esempio per dirla banalmente se c'è un'iniziativa che riguarda il settore sportivo nel golfo di Policastro quell'offerta e quell'utenza è attenta anche ad andare a visitare l'offerta museale prima non era così adesso lo è e io sono uno dei eh, come dire Prodotti del turismo motivato da, da discipline sportive. Perché io ho acquistato casa a Salerno perché, sto scherzando, ma lo dico in conclusione: perché, una mia, perché mia moglie, che fa attività sportiva a, a livello professionale, doveva eh, trovare qui a Salerno la piattaforma organizzativa per poter dare seguito a una a situazione professionistica. Ed è la ragione per cui, ovviamente, abbiamo creato una scelta e fatto sì che ci, ci sentissimo cittadini campani con, con i piedi nel mondo. Perché la provincia di Salerno oggi ha questo tipo di possibilità. Chiudo con il richiamo che il moderatore mi ha fatto all'offerta culturale. Offerta culturale che non è più il fine, ma che deve essere il mezzo. La cultura è il mezzo per affrontare le, le, le emergenze che abbiamo di fronte. E in provincia ci siamo intestati una battaglia che si chiama Chiamata alle arti, ecco ve la mostro: Chiamata alle arti è la capacità di capire come le province detengano un patrimonio museale importante, quella di Salerno in maniera particolare alla rete dei musei provinciali, e che per colpa di una legge sciagurata che ne ha depotenziato alcune funzioni rischia di essere messo sotto, diciamo protezione. Il patrimonio museale è una boccata di ossigeno e fa parte di un patrimonio integrato che insieme al contesto sportivo, all'offerta turistica, all'ospitalità costituisce la strategia e il prodotto. Non dimentichiamo che, come diceva Marco, il prodotto è il centro del sistema turistico che oggi eh, abbiamo di fronte. Una grande sfida che da questi quadri può sicuramente tracciare ulteriori elementi. Vi auguro buon lavoro e cercherò di stare insieme a voi il più possibile. Grazie. Pronto, ecco, grazie a Pasquale Sorrentino, si parlava di offerta culturale ma anche di domanda culturale che è un altro tema importante perché quando si parla di cultura dello sport, di cultura anche del, del turismo e di cultura del territorio è importante anche fare riferimento alla domanda interna, no? Eh, degli stessi cittadini di, della comunità che potrebbero scegliere e decidere di utilizzare il loro territorio in maniera un po' diversa da come si fa normalmente anche più legata allo sport eh, a questo proposito e a proposito di, eh, di domanda e quindi di comunità io farei intervenire Paola Berardino che è il delegato provinciale al, del CONI di, di Salerno proprio a riguardo anche delle tematiche e delle attività che il CONI fa con le scuole per indirizzare i giovani Verso lo sport e quindi anche verso quelle attività che poi diventano di promozione turistica. Buongiorno a tutti, grazie soprattutto per l'invito ricevuto da Agnese, e dagli organizzatori di questi tre giorni importanti per il turismo, e posso dire che sicuramente lo sport. È una certezza è in crescita dopo la pausa che c'è stata per, per il covid e lo sport porta turismo è collegato adesso veramente parlando di start up il turismo sportivo eh, raggiunge anche eh, tante tante fette del turismo eh, ho letto su alcune fonti che è secondo solo al turismo religioso e chiaramente questo turismo sportivo però ha bisogno di elementi perché può essere un volano per il turismo ma anche per l'economia, però è necessario puntare sugli impianti sportivi, quindi sulle sovrastrutture sportive e anche eh, sugli impianti sulla ricezione, sulla ricezione, quindi la ricettività eh, che possa accogliere questi turisti e questo dipende anche dalla mobilità. Parto subito con degli esempi concreti perché il turista sportivo non è solamente l'atleta che gareggia ad alto livello. Sicuramente abbiamo avuto nella nostra provincia, nella nostra regione, delle manifestazioni sportive molto importanti. Eh, L'ultima è quella nel 2019 delle universiadi che hanno portato nella nostra regione e anche nella nostra provincia circa 10.000 eh, partecipanti tra atleti, accompagnatori e eh, persone staff al seguito hanno portato anche dei turisti perché il turismo è attivo e anche passivo e quindi dicevo non solo gli atleti di alto livello ma anche i nostri eventi eh, provinciali eh, per esempio immagino eh, tutte le manifestazioni podistiche dal mese di gennaio ad oggi si sono svolte nella provincia di salerno ben 16 eh, manifestazioni podistiche a partire dalla Salerno Corre, alla Stra Pontecagnano, alla Stra Sarno Stra San Valentino ci saranno la Strapollese la Strasalerno, Quindi queste manifestazioni che non richiamano gli atleti di alto livello, ma richiamano comunque una massa di persone, di popolazione che si fanno tutti i percorsi. Quindi viaggiano non sono solamente salernitani o campani, ma arrivano da tutte le parti. Per esempio, a Cava c'è stata la scelta yorde ci sarà la sessantunesima edizione a settembre della Podistica San Lorenzo e lì arrivano anche da fuori Italia. Quindi Bisogna cogliere queste opportunità e, dopo le universiadi, proprio per migliorare la situazione degli impianti sportivi, c'è stato l'ARUS, l'organizzazione che cerca di valorizzare questi impianti che sono stati riattati e ristrutturati, proprio proponendo delle, degli incontri di valore nazionale e internazionale. Cioè non dimentichiamo che Napoli si propone come capitale europea dello sport a settembre. Sapremo l'esito, la battaglia è con Malaga e eh, il Comitato Campania del CONI ha eh, praticamente con la collaborazione delle federazioni sportive organizzato una quarantina di eventi importanti nazionali e internazionali a Napoli e non solo, quindi anche a Salerno. Quindi eh, c'è da lavorare sicuramente per crescere ancora. E infatti, questa è la piaga, diciamo, quella legata all'impiantistica, perché poi tanti eventi sono stati realizzati con la cornice naturale. Quindi l'anno scorso, per esempio, il pool di eh, associazioni sportive legate alla vela ha organizzato le, i campionati giovanili di vela a Salerno città sono arrivati mille ragazzi dai dagli 8 ai 15 anni e quindi sicuramente anche lì c'è un discorso di ricettività alberghiera di ristorazione di tutto quello che è collegato a tutto questo quindi dai prodotti tipici locali dall'enogastronomia ai souvenir ai ricordi perché con questi ragazzini non dimentichiamo da 8 a 15 anni si sono mosse famiglie genitori nonni per cui è importante anche poi l'accoglienza purtroppo devo dire che eh, salerno eh, rispetto ad altre zone della provincia a livello di impianti sportivi o di ricezione alberghiera diciamo che deve ancora lavorare perché vedo che Tante manifestazioni sportive vengono organizzate a Pestum, Capaccio Pestum, tutta la zona del Cilento e anche, per esempio, immagino. Adesso vedo qui l'amico Michele Lionti della Filcam: c'è un memorial, il Memorial Ciro Bracciante Salernitano DOC, che viene svolto da anni presso il Palasele di Eboli. Perché ha la possibilità il Palazzele di Eboli di accogliere mille bambini, duemila bambini, dipende dalle edizioni che vengono da tutta l'Italia. Quindi, sicuramente, il nostro territorio è produttivo e sicuramente c'è. Tanto da fare, e parlavamo della podistica, del trekking, dicevi tu Luca, e del mare. La Vela, l'anno scorso ci sono stati i campionati importanti. La Vela, l'abbiamo detto, del mare, per esempio, ci sono le due edizioni della Peppe Lamberti Nuoto Club che organizza le Perle della Costiera. Adesso il 10 11 giugno, poi farà una seconda edizione a settembre. E anche lì arrivano nuotatori, ma non nuotatori. Di livello cioè sono i master perché non dobbiamo anche dimenticare questo movimento dei master che sono gli adulti che hanno deciso di non mollare lo sport di continuare a fare sport e ci auguriamo che possano trasmettere questa eredità di passione sportiva ai loro figli sicuramente si è visto che del 30 di eh, italiani dai tre anni in poi che eh, dichiarano di eh, frequentare uno sport, di praticare uno sport, la maggioranza sono figli di sportivi, quindi c'è da rompere ancora un po' questa, questa situazione, quindi cercare veramente, come veniva detto pure prima, una cultura dello sport. Poi non mi dilungo eh, per quanto riguarda il cicloturismo e il ciclismo, c'è cioè il collega per quanto riguarda il calcio, ma sicuramente il eh, lavoro è tanto. E sicuramente la nostra provincia è fervida di iniziative di manifestazioni quindi insieme si può veramente andare avanti e creare un'esperienza indimenticabile perché gli atleti che arrivano in provincia e in regione veramente trovano delle bellezze naturali una cornice per praticare il loro sport indimenticabile grazie grazie a Paola Verardino abbiamo parlato prima anche con Marco Sanseviero di, abbiamo fatto un parallelo no, tra um, azienda e comunità, tra azienda e territorio. Questo parallelo vale molto anche nel turismo. Infatti, si parla di management che è una disciplina che riguarda addirittura anche le persone, ma riguarda le aziende così come anche delle aree no, aree turistiche. Quindi si parla della Costiera Cilentana, Malfitana, quella Pugliese, eh, il Salento, sono tutti brand e brand che però vengono come dire, condizionati anche da, ehm, da fattori interni, da fattori culturali. Lavorare sul brand, come è scritto in questa, in questa slide, vuol dire eh, fare in modo che ci sia una percezione di un territorio corrispondente a quello che si vuole dare. E allora qual è la percezione della nostra eh, città? Chiedo una mano con le slide perché eh, ecco, qual è la percezione del nostro eh, territorio? in parte dipende anche da quello che i, i cittadini del territorio pensano di quel territorio stesso eh, così come per un'azienda l'autostima organizzativa ha a che fare con la fiducia in sé, con la fiducia nei propri colleghi nella stima della propria azienda per quanto riguarda il, un territorio, una comunità questo si riporta poi alla fiducia dei propri compaesani con cittadini, con nazionali, fiducia e stima nel paese. C'era un articolo sulla Gazzetta dello Sporti qualche giorno fa di Cairo, che diceva del Giro d'Italia che è un grande patrimonio nazionale, è un grande patrimonio nazionale perché consente di far vedere l'Italia bella, quella dei panorami, dei paesaggi, no? eh, che si può ammirare attraverso la televisione, ma poi può diventare anche la televisione, così come lo possono essere anche altri strumenti, un modo di promozionare un, un territorio. E a proposito quindi di ciclismo, io farei parlare Luigi Sirica che è il presidente del comitato provinciale Federazione Ciclistica Italiana. Ecco, risolviamo il problema tecnico, nel frattempo vediamo una foto sì. di Luigi Sirica insieme ad un campione di eh, arti marziali, no? Crescenzo. Sì, eh, di Carante, Sì. Mm cioè Angelo è cresciuto l'ho visto crescere Angelo cresce eh, 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 il giro d'Italia sicuramente è una vetrina importante oltre che da un punto di vista eh, sportivo ma a livello turistico e di, di immagine dell'Italia dell e dei paesi che attraversa molto molto importante tant'è che nel 2013 quando eh, la tappa è arrivata ad Ascia il sindaco di allora, Mario Rizzo, questo diceva, diceva sì, abbiamo speso dei soldi, una cifra molto consistente, però ne è valsa la pena perché comunque la RAI ci ha fatto un passaggio di sei minuti di escea e volerla pagare sicuramente sarebbe costato molto di più. Avere poi comunque un ritorno in termini di presenza perché comunque in quei, in quei giorni la comunque era, era piena che poi comunque eh, si era organizzata tutta una serie di, di manifestazioni collaterali, tipo oh, Pedala col Campione, eh, e fu invitato Gianni Motta e una serie di cicloturisti che insieme a lui giravano e, e, e il sindaco Rizzo propose a Gianni, eh, Gianni Motta e poi successivamente anche a Moser di Far, di ospitare delle squadre professionistiche del periodo invernale, quindi di fare la preparazione, eh, nel, eh, perché comunque il Cilento offre dei, dei percorsi e degli spazi molto molto eh, importanti eh, e dedicati alla bicicletta. Eh, purtroppo Moser rispose che, eh, che il fatto... Di venire un attimino da Trento a Napoli ci voleva mezz'ora di, di aereo, però per arrivare da Napoli giù ad Escea ci volevano tre ore. Quindi dice, diceva, è chiaro che, che è più semplice andare alle Canarie, dove tu prendi l'aereo, scendi, vai in albergo e ti metti in bicicletta e, e pedali. Quindi eh, la sinergia tra lo sport e le istituzioni diventa fondamentale. Perché sempre poi eh, collegandoci a quell'esperienza, eh, fu uh, presentato questo, fu varato questo progetto, Cilento Non Limits, eh, che, fu, che fu finanziato dalla, dalla regione, e eh, prevedeva, oltre a, a, tanti, a vari sport, del ciclismo, il Giro del Cilento in tre tappe, è, un è, è, è una gran fonte di fuoristrada il fuoristrada riuscimmo a farla quella là su strada purtroppo non, non avemmo i permessi da parte della provincia perché le strade purtroppo aperte di fatto ma ufficialmente erano chiuse e, e questo fu veramente una, una perdita non indifferente perché eh, questo Deplian io comunque andando in giro per l'Italia perché seguo mio figlio eh, l'ho distribuito c'era interesse a venire, quindi eh, il discorso di c'è cioè, creati... un evento molto importante che si tiene in Alto Agile, che è la maratona delle Dolomiti, no? E che esatto. richiama 10.000 persone ogni anno allora, ed è fatto... una festa di una settimana addirittura. E insomma, la fondamentale ecco, è il discorso che loro riescono a fare gli eventi, mentre noi abbiamo difficoltà a, ad organizzare eh, la garetta perché, la, perché purtroppo manca la cultura manca la cultura imprenditoriale purtroppo ce la dobbiamo dire perché eh, se tu eh, se considerate che nel fuoristrada organi organizziamo e organizzavamo eh, il giro della campagna off-road 10-11 manifestazioni dove nel, la, la più scarsa mh, aveva 200 partenti e, par e parliamo di, di, di professionisti e di ciclomatori perché il fuoristrada dà la possibilità di far correre il campione del mondo insieme al, al signore di 80 anni che, che sta là giusto per partecipare. E però quando mh, eh, al mio invito dissi, signori, a mio avviso adesso dovete iniziare a valutare quanto valete economicamente, quindi fare eh, una, eh, un consorzio tra di voi e iniziare a proporvi fuori, quindi fare un progetto. Cioè questo è venuto meno, purtroppo, cioè, no, non si è riusciti a... A, ad avere questo scatto di qualità. Cioè noi abbiamo, abbiamo delle potenzialità enormi, soprattutto per quanto riguarda la zona sud, quindi la zona del Cilento, che è, è votata proprio al ciclismo e al cicloturismo. Non tanto la zona eh, nord di Salerno, perché purtroppo soprattutto il ciclismo su strada eh, risente di un'urbanizzazione un selvaggia e di, e di strade che veramente eh, non, non danno la possibilità neanche di prendere la bicicletta per, fare, per muoversi all'interno della città, purtroppo è un fatto di cultura, però le potenzialità ci sono, le, eh, diciamo che con una, una certa, con una buona sinergia, individuare dei percorsi, delle strade un attimino meno trafficate, si riesce, eh, perché anche la federazione dava... Uh, l'indicazione di, di fare dei percorsi uh, ciclistici dedicati proprio all'attività all agonistica e questo si, si potrebbe fare con una eh, dei, dei percorsi de, delle strade secondarie con una segnaletica sicuramente, sicuramente dedicata poter avere dei circuiti di 5-6 km, decine di km, in cui poter praticare tranquillamente lo sport, in piena sicurezza, perché il problema nostro è proprio la sicurezza. Quindi eh, diceva Paola prima il fatto che eh, gran parte dei ragazzini, che, soprattutto nel nostro caso, quasi tutti i ragazzini sono figli di gente che va in bicicletta, sono, eh, i genitori sanno il figlio che va a, a fare e quindi te lo porta, ma andare presso una scuola e parlare al genitore di, di portare il, il figlio a fare ciclismo e ti dice dove lo porti, lo porto in mezzo alla strada, eh, io, non ci, io personalmente non ci vado e lui neanche me lo porta. Sarebbe, però, sarebbe interessante stimolare gli studenti ad andare a scuola però, in bicicletta, No, Come, però, a proposito di cultura e dello sport. Sicuramente, sicuramente sarebbe auspicabile creare delle zone libere, cioè delle strade scolastiche dedicate solo ai pedoni e ai ciclisti. Eh, però la federazione, fortunatamente, eh, sono 5-6 anni che ha istituito le scuole di ciclismo e in Campania ne abbiamo 17, di cui 11-12 sono solo nella provincia di Salerno. E eh, eh, devo dire che gran parte funzionano e... Ho visto che eh, i ragazzi vanno. A proposito di indotto, il Giro d'Italia che indotto porta in una città come Salerno quando attraversa la, la città? insomma, Ovviamente con Beh, le persone che so, ha al seguito, no? Quante ma, persone ci sono? Ma, al, seguito? Ma, eh, al seguito saranno sempre 500, persone. 500 persone. Ma il discorso non è tanto il seguito è che tu comunque a Salerno fai confluire una massa di persone che sicuramente sono... sono... Tifosi, ammiratori, insomma appassionati di ciclismo. Che... Sì, c'è l'aspetto ovviamente promozionale, oltre a quello poi concreto e pratico, ah, perché guarda, poi queste 500 persone dovranno dormire da qualche parte, guarda, mangiare guarda, da qualche parte. Ti voglio raccontare un eh, episodio vissuto in prima persona nel 97, no quando Pantani cadde eh, sul Chiunzi. Stavamo in un bar a cavo con mio figlio, era piccolino, entrammo per prendere qualcosa. Entrarono delle persone di Torino, ordinarono dei babà. Cioè questo quando andò a pagare, eh, eh, il barista gli chiese 5.000 lire. Quello si meravigliò, disse ma avete abbassato i prezzi perché c'è perché il Giro d'Italia. Dice no, guardate, questi sono i nostri prezzi. Guarda, mi dai là quindi, per una cosa molto importante, perché quindi. il prezzo è anche espressione dell'autopercezione della qualità che tu hai, no? Noi abbiamo un livello di qualità molto alto, di cui non ci rendiamo Vabbè, conto, e quando vengono i turisti da altre parti d'Italia, dal nord in particolare, si meravigliano perché i prezzi sono bassi. In realtà i nostri prodotti, il nostro gelato, la nostra mozzarella, il nostro limoncello. Se noi li vendessimo in altri posti d'Italia li potremmo vendere altre volte tanto il prezzo al quale li vendiamo qui. Quindi questo è un altro tema molto importante no, a proposito di brand e di turismo. I nostri prodotti sono prodotti di nicchia e non puoi pensare di venderli alla massa. Necessariamente devi fare, essendo una produzione piccola, necessariamente deve essere trattato come un prodotto di nicchia con dei prezzi poi il sistema dei prezzi locali è anche influenzato dall'economia locale perché se ci fosse un reddito maggiore eh, anche in zona, insomma, si potrebbero avere prezzi più alti. Ma intanto, però, io direi di proseguire anche con gli altri ospiti. Poi magari facciamo una tavola rotonda, insomma, ci proseguiamo anche con gli altri interventi. Abbiamo eh, qui con noi eh, in rappresentanza della salernitana, Domenico Napoli, che è lo Slo. Eh, innanzitutto, che cos'è lo Slo? Che molti non sanno qual è questa, eh, questa, questo ruolo, che è un ruolo molto importante, però. Buongiorno a tutti, innanzitutto vi ringrazio per la partecipazione e porto i saluti del presidente Iervolino e dell'amministratore delegato Milan che sono impegnati in questioni relative alla gestione della politica del calcio perché sono in una riunione di lega. Allora, la SLO è una figura introdotta dall'UEFA nel 2004 eh, su richiesta dei club della Bundesliga e della Premiership. Uh, ed è praticamente un acronimo che sta per supporto liaison officer, o meglio, è il delegato, il tesserato della società, l'unico tesserato della società che potrebbe avere rapporti con i tifosi, ma non si ferma al rapporto uh, statico con il tifoso, è un rapporto dinamico perché entra nel sociale, entra nella percezione, entra anche. Quella famosa osmosi di cui parlava Iervolino. Entra anche sulle dinamiche dei flussi perché lo slow è il coordinatore delle trasferte sostanzialmente è quello che informa gli uffici di polizia territoriale dei flussi dei tifosi eh, a seguito di quella gara. As... C'è quelli che vengono qui? Sì infatti esiste una rete sul territorio nazionale ieri l'altro ieri proprio abbiamo fatto un aggiornamento UEFA eh, delle dinamiche c'è da dire che in Italia questa cosa è stata vissuta come impositiva quindi, come un'imposizione un'imposizione da parte dell'UEFA dell perché è un obbligo per le licenze federali avere lo slow all'interno? Sì, uh, perché ricordiamolo che eh, giocare in serie A per giocare in serie A bisogna avere una licenza come assolutamente, no, la licenza sì, del bar. Però, sì, chiaramente è più difficile ci avere. Sono una, una licenza. serie di, di presupposti che vanno dalla disponibilità dell'impianto sportivo. Uh, e questo vale per tutte le società, anche in Serie D. In prima categoria, devi dichiarare un impianto che però deve rispondere, nel caso delle leghe professionistiche, a parametri UEFA. E, e poi una serie di figure obbligatorie all'interno dell'organigramma. Quindi, per giocare in Serie A, bisogna avere uno slow. Per giocare Così in come Serie a, a e in Serie B, è in serie bisogna serie avere uno, uno slow. E dall'anno scorso, anche in Lega Pro è una figura obbligatoria. E, e niente parlando di flussi. Innanzitutto eh, una squadra in Serie A è un valore di marketing territoriale imprescindibile. Quest'anno ci siamo, mi sono trovato come Slow a dover gestire delle questioni molto particolari, fino a qualche anno fa, impensabili, di turisti di passaggio per la città che, appassionati del calcio, volevano vedere la partita. Eh, il che spesso si scontra con dinamiche di pubblica sicurezza perché non essendo possessori di tessera del tifoso, non essendo residenti in Italia, quindi abbiamo dovuto fare delle forzature per far arrivare oggi eh, una comitiva di inglesi, poi una comitiva di polacchi, ungheresi, diciamo abbiamo avuto delle intersezioni abbastanza importanti con eh, turisti di passaggio, semplicemente perché appassionati di calcio. Uh, perché c'era il giocatore X piuttosto che il giocatore Y, ma soprattutto. Abbiamo visto anche i messicani in tribuna. Vabbè, i messicani <ride> abbiamo avuto una delegazione ufficiale del, del governo messicano è la persona dell'ambasciatore. Per Ochoa, ma, per Lì c'è una, una, una variabile in attesa perché giocando nella Sanitana, un simbolo uh, della Repubblica Messicana, del calcio messicano, che è Ochoa, che ha fatto cinque mondiali, tenta di fare il sesto, quindi un record assoluto. Uh, nel calcio si attiva una dinamica particolare, ma stiamo parlando e andiamo, e andiamo su variabili moderne, uh, dico io, che sono quelle dei social, uh, Ochoa è uno che ha un, una marea di follower, quindi uh, ha portato l'infa social anche sulla salernitana e ha moltiplicato l'attenzione uh, della salernitana. Anche in Sud America quindi? Assolutamente sì, ma non soltanto in Sud America perché è comunque un atleta di caratura mondiale. Il fatto che lui voglia eh, tentare il record di essere il giocatore che nella storia del calcio ha fatto più mondiali comunque gli apre un'attenzione a 360 gradi su tutto il mondo. E questo ha un impatto ovviamente sull'immagine anche della, questo ha un impatto della, della città, della e della città. Eh, ma quello che è importante è che da due anni a questa parte di Serie A sono i flussi che la sanità ne esporta, chiamiamoli così. Eh, non c'è stata una sola trasferta dove i nostri tifosi sono scesi sotto una numerazione inferiore ai 3 zeri eh, forse la trasferta dove abbiamo avuto meno tifosi è Torino perché è contingentata fondamentalmente il settore ospiti della Juve parlo della Juve perché voglio attaccarmi a un fenomeno turistico che è la Juve c'ha 990 posti eh, con eh, questione Covid, 1500 fuori dal Covid quindi quelli erano i numeri e non abbiamo potuto fare l'invasione ma parlo di 7000 a Milano L'altro giorno abbiamo giocato a Empoli e dicevano che quest'anno non ci sono i 9.000 perché a Empoli siamo andati proprio fuori dai numeri. Addirittura l'Empoli ha detto cioè, andiamo a giocare a Firenze perché ovviamente quando si ospitano facciamo incasso ma facciamo economia sul territorio. Eh, mi riallaccio la Juve perché mi voglio riallacciare all'impiantistica. Eh, la Juve con l'investimento dello Stadium ha, fatto, ha regalato una casa ai tifosi della Juve che notoriamente non sono di Torino. Ma ha creato un fenomeno turistico. Si va a vedere la partita allo stadium anche se non si è tifosi della Juve, perché si assiste a un evento, c'è il percorso, c'è il, il museo, c'è lo show prima della partita. E, e questa è una delle cose a cui tende il presidente Iervolino: eh, quell'osmosi tra territorio, struttura e personalità del, del posto. Quindi eh, uno del fu un futuro importante per il calcio sarà la in Italia, dove siamo comunque indietro dal punto di vista infrastrutturale, sarà proprio questo. Cioè il rinnovamento del calcio passa attraverso il rinnovamento delle infrastrutture, perché il tifoso deve vivere un'emozione, deve vivere un evento, non è che non è più soltanto la partita. Eh, vediamo che eh, nelle nei campionati dove gli stadi sono stati rinnovati, si assiste a un fenomeno inverso che è quello italiano. Non si sta sul divano a vedere la partita, nonostante tutti i player eh, televisivi e multimediali, ma si va allo stadio. Premier, Bundesliga, Liga Spagnola, eh, hanno gli stadi tutti esauriti. In eh, città importanti come Milano, Roma, noi abbiamo il... Sì, prego, prego. Ma ci no, stiamo preparando una sorpresa. Per abbiamo questo. percentuali altissime eh, di presenze. Eh, volevo fare una piccolissima digressione. Eh, il calcio non, non deve essere l'esclusivista eh, della parola eh, turismo. Il calcio è, siccome è uno sport di massa, lo sport più seguito può essere il cappello di una serie di manifestazioni che devono coprire il territorio. Il calcio può essere diciamo il, il volano principale eh, prima Paola citava gli eventi cioè citava gli eventi sul territorio gli eventi della vela eh, mi permetto di dire che avendo partecipato proprio al, all'organizzazione dei campionati Italiani Vela, i numeri sono stati di 5.000 presenze in 10 giorni con un ritorno economico sul territorio di quasi 5 milioni di euro. Sapevo di più, sapevo otto. No, Siamo intorno alle 5.000 <ride> presenze, ma siamo 5 milioni, ah, pare. Certi, certi sono circa 5 milioni di euro che vanno. Hai il dato anche su quello che portano i tifosi per il calcio? Allora, il problema eh, del tifoso è che non si riesce a connotare bene eh, tra il tifoso che viene solo allo stadio e il tifoso di weekend. Spesso parlando con i miei colleghi di altre società... Uh, ti chiedono, speriamo che il sorteggio del campionato ci dà la serenità in primavera o uh, inizio autunno perché ci vogliamo fare il weekend. Questo sì, purtroppo il calcio ancora oggi in Italia è vissuto come una battaglia spesso e quindi le tifoserie ospiti sono costretti a contingentamenti, devono arrivare in un certo orario. Uh, diciamo il calcio deve migliorare da questo punto Quindi di vista. Quindi bisogna distinguere, ci sono due tipi di impatti. Sì. Uno di sicuro sul brand che è quello legato ovviamente ai passaggi in tv eccetera eccetera. Poi c'è l'impatto diciamo dell'evento partita con i tifosi organizzati che però è, diciamo, possiamo dire residuale e poi c'è l'impatto di quei tifosi che magari vanno a vedere la partita però ne approfittano anche per fare dell'altro. Assolutamente. E questo queste è... molte tifoserie del nord che si muovono in massa hanno anche eh, un uh... Una percentuale che si ferma a Salerno. Abbiamo i numeri su questa cosa, visto che prima si parlava di numeri. Mi consenti un attimo un intervento brevissimo? Perché non posso non intervenire dopo queste due interventi che ho ricevuto: il primo dal, dal presidente della, della Federazione Cilistica Provinciale e l'ultimo dall'amico dall Mimmo. E questi due interventi ci fanno capire. Che quello che ho alla, prima uh, diciamo esposto cioè la necessità di cominciare a ragionare uh, Luca sui numeri tu hai fatto, hai fatto una domanda abbiamo il dato lui ti ha risposto no è difficoltoso, è difficile ma al di là della difficoltà credo che non esista uno strumento di monitoraggio di questi dati ecco la necessità di un osservatorio c'è il monitoraggio ecco. su, sulla tifoseria organizzata sì però Esiste sicuramente oggi la possibilità, anche tecnica, tecnologica, di poter monitorare eh, non solo numericamente i flussi, ma anche le motivazioni che sono importanti. E poi volevo ricollegarmi a quello che diceva, eh, quindi al rafforzamento di questo concetto che dobbiamo aprire finalmente una stagione di approccio alla tematica turistica, nel senso di gestione del comparto turistico più scientifico, più tecnico, più basato sui numeri. Quando il presidente prima diceva che come si chiama quell'evento presentato in cartelletta ci lentono Limits. Io me lo ricordo molto bene. Questo evento stra era straordinario, avrebbe coinvolto numeri importanti, e lui cosa ha detto? Non abbiamo avuto i permessi necessari dall'allora istituzione rappresentante non erano. OK. Ma se probabilmente si fosse capito o si avesse avuto cognizione eh, concreta di quello che era lo sviluppo numerico dei flussi legato a quell'evento, probabilmente così come si fa per il giro d'Italia che molte località ringraziano il giro per avere eh, per le, le strade rifatte probabilmente si sarebbe attivato un percorso che avrebbe portato all'accoglimento di e come lo fai questo sempre attraverso i numeri quindi mh, scusami che sono intervenuto ma per rafforzare che poi il tema centrale di questi tre giorni eh, per quanto ci riguarda eh, in casa FENALP è proprio questo pianificazione programmazione Numeri e dati sono queste le variabili che pubblico e privato devono avere ben chiaro se vogliono Num riconoscire numeri, numeri e valori: una volta ho scritto l'articolo su questo tema. No? Eh, valgono per le aziende e, e vale anche per lo sport, cioè, devi, se vuoi migliorare un'azienda, vuoi migliorare una squadra, vuoi migliorare una comunità, devi lavorare sui numeri, devi lavorare sugli uomini. Eh, sempre torniamo al tema della, della cultura eh, io però vorrei proseguire con eh, Mimmo Napoli a proposito appunto del calcio perché tu stavi andando avanti no, sulla, sulla tematica delle, delle infrastrutture oh, volevo, volevo proprio collegarmi a questa cosa che hai detto tu delle percentuali perché è pur vero che non esiste un, un dato certo perché a noi come società sportiva eh, arriva il dato del biglietto acquistato Uh -huh. possiamo fare un'indagine a seconda di chi compra il biglietto in quale settore ma ti ripeto questo vale quando uh, le gare vengono considerate libere aperte quindi senza nessuna costrizione relativa all'acquisto dei biglietti per esempio uh, gare come lo spezia il tifoso spezzino poteva acquistare in qualsiasi settore quindi lì capisci chi magari non è un tifoso to cure quindi considerato ultras o Uh, ma è anche un tifoso del calcio, in genere uh, può acquistare il biglietto in tribuna, magari viene a visitare il territorio. Noi, questo dato, questa percezione l'ho avuta più sui nostri tifosi, uh, perché ci sono mh, location particolari che valgono il weekend. Quindi, quando siamo andati, e cito di nuovo Spezia perché mi viene facile, uh, io stesso non ho viaggiato con la squadra, ho fatto il weekend perché ho fatto Firenze, Forte dei Marmi, la stessa Firenze. Per quanto è considerata gara a rischio, molti hanno fatto il weekend a Milano fanno il weekend. Salerno ha una criticità, un'emergenza particolare perché è un attrattore turistico fondamentale. Dicevamo all'inizio che ha una posizione strategica essenziale eh, posta tra due coste così diverse ma così fantastiche: che sono la costiera malfitana e la costiera cilentana. Salerno di fatto è un hub straordinario e lo stiamo capendo con il fenomeno delle navi da crociera. Che per una serie di questioni vengono qui perché per facilità logistica e anche per costi di attracco, eh, diciamocelo perché le, le Crociere fanno business. Hanno la possibilità di arrivare velocemente in Costiera Malfitana e in Costiera Cilentana. E, e, e quindi questo è un dato importante. Salerno, sempre di più, eh, rafforzando anche una presenza alberghiera che di fatto rappresenta una lacuna di questa città. Eh, Marco, perché quando abbiamo attraversato il fenomeno vela noi non sappiamo, non sapevamo, complice anche il periodo tra virgolette sfortunato e fortunato, perché eravamo fine agosto inizio settembre, una stagione bellissima, non sapevamo dove far dormire le persone. Eh, le stesse squadre di calcio spesso non si fermano a Salerno, la stessa Salernitana quando va in ritiro pre partita ha difficoltà, perché i due alberghi i, che sono sul territorio nelle vicinanze lo Starechi fortuna per loro lavorano a pieno. Quindi piuttosto che prendere una squadra di calcio che deve chiudere un contratto annuale con un prezzo inferiore, l'albergatore per fare eh, economia preferisce prendere i turisti di passaggio. Quindi noi abbiamo proprio una lacuna strutturale anche da, dal punto di vista dell'accoglienza e certamente pur avendo una rete di BNB diffusissima, bellissima, la squadra non la possiamo far andare a dormire in BB. I gruppi, hai un po' di difficoltà con i gruppi, con i famosi gruppi che poi sono me, come dire, oggetto principale delle, delle attese, delle aspettative da parte di chi opera nel turismo. Io mi chiedo una cosa, fa, faccio una domanda ovviamente a tutti i presenti. Quanto la, questa squadra, la Salernitana, possa essere eh, integrata nel sistema locale di offerta sportiva e turistica? Io ho scritto sistema locale di offerta sportiva e turistica integrata. Perché va integrata anche la comunità dei cittadini. Non puoi fare sport eh, e turismo eh, senza avere la partecipazione delle persone. Io ho un'esperienza in Alto Agge, mi raccontavano eh, su Tirol, dove ci sono 626 ospiti per i tifosi che vengono dalle squadre avversarie, e l'ho potuto vedere perché ho assistito a diverse partite. Lì, quando va il tifoso, non succede mai incidenti, non ci sono mai eh, tafferugli, non ci sono mai cose di questo tipo no? e i tifosi vanno in trasferta camminano insieme ai tifosi del Sud Tirol e poi eh, magari rimangono anche qualche giorno in più, non tutti perché quelli organizzati si muovono sempre insieme. Là c'è una certa come dire, integrazione proprio tra la squadra di calcio, il territorio, il contesto e anche lo sport che tu puoi fare in bicicletta, a piedi, col trekking, eccetera. Io credo che la Sanitana possa fare anche questo tipo di eh, percorso con, con la città perché ci sono delle idee abbastanza nuove da, da, da quello che abbiamo potuto vedere e credo che addirittura potrebbe diventare eh, Salerno una città... Del benessere e dello sport, data anche la dieta mediterranea, che è patrimonio UNESCO, anch'essa, che mette al suo interno lo stile di vita come regola no? di buona condotta e di buona dieta, e anche poi c'è il. La, la, la questione della appunto della costiera amalfitana delle bellezze che noi abbiamo. Se noi consideriamo questi patrimoni, potremmo diventare un paese prodotto come sono paesi prodotto, quelli che sono indicati nella schermata. Barolo, Taurasi, Pachino, Asiago sono città che vivono di alcuni prodotti. Noi potremmo vivere probabilmente del, non di un prodotto, ma del concetto di benessere, del concetto di sport. Che è una, una cosa nuova sarebbe, una cosa molto interessante, che potrebbe essere veicolata proprio grazie al brand della. Salernitana, pietra mediterranea. mediterranea, sì. Eh, guardate questa, questa in questa foto: io ho messo a confronto il Trentino Alto Adige e il suo prodotto di punta che è la mela, con un'immagine un che immagino conosca anche il nostro Marco Sansevero perché è Palinuro, eh, no? È la, quella è un, è un, eh, la Molpa, quella è un, una collina che affaccia sul mare, bellissima, alla quale si può accedere soltanto se si fa trekking, se si va se si cammina a piedi, io devo dire che ci sono tante persone che frequentano Palinuro da anni, ce ne sono tantissime forse il 99% che non conoscono questa, questa collina lassù che invece è fantastica, perché questo non succede? Perché c'è un problema di cultura che non è soltanto il turista che arriva, che se arriva il turista per fare quella passeggiata lo conosce il posto perché magari si è informato, ma sono gli stessi cittadini di Palinuro, gli stessi eh, turisti eh, che frequentano questa località da anni che non, che non hanno quel tipo di culture che quindi non riescono a far veicole, a, a rendere produttivo e fertile una, un paesaggio, un panorama che è altrettanto bello come il lago di Braies che vediamo in quella foto lì quella è la Molpa, però affaccia sul mare eh, di Palinuro che è uno dei mari più belli che abbiamo in Italia e nonostante abbiamo la scuola medica salitana che parla di uno stile di vita eh, orientato al benessere, alle passeggiate al, al mangiare poco e a mangiare bene nonostante abbiamo appunto anche la dieta mediterranea, tutto questo non accade. Microfono. Agli stati generali del turismo del che ha organizzato il Ministero eh, del Turismo in collaborazione con l'Enit che si sono, si sono tenuti a Chianciano, con nostra eh, grande sorpresa abbiamo scoperto che il brand, parli di brand, il brand Cilento è tra i primi tre top brand italiani, dopo Chianti e dopo Cinque Terre. Quindi, evidentemente, per riallacciarmi al discorso che tu facevi, probabilmente la percezione che noi abbiamo è scadente. È scadente. Sia, e non io, corrisponde e quando, parlo che quando avresti... dico noi, io dico noi, parte pubblica, noi, parte privata. Noi, cittadini. Noi, cittadini, abbiamo una percezione dei nostri luoghi, delle nostre potenzialità, molto sottostimata rispetto al reale potenziale e al reale valore e consentitemi, non voglio essere quello che richiama sempre freddamente i numeri perché eh, come dire, sono anche un romantico, però anche qui c'è un problema di mancata conoscenza dei numeri, delle cose. Allora, se noi cominciamo a partire ecco perché eh, professore, i numeri al centro. Ripartiamo da questo e poi costruiamo le strategie, costruiamo le esperienze, costruiamo il valore, costruiamo il prodotto, ma dobbiamo partire dai numeri. Allora, io ho detto che c'era una sorpresa, a proposito di strategie, a proposito di innovazione, a proposito di, eh, di qualità, no? perché la qualità poi di un'azienda, di un territorio dipende dalla qualità delle persone, dei suoi abitanti e dei suoi residenti, la qualità dipende anche da, dalla capacità di saper fare innovazione, no? che è, è, crea quelle condizioni per superare quelle che sono le aspettative di qualsiasi persona nei confronti di un prodotto e eh, il prodotto turistico è un prodotto come tutti gli altri prodotti quindi una località diventa un prodotto se vogliamo eh, superare eh, insomma far piacere ai nostri clienti creare qualità dobbiamo anche saperli stupire eh, la tecnologia è uno strumento che ci consente di, di stupire io nel frattempo chiederei mentre facciamo vedere il prossimo video eh, che parla di cambiamento di cambiamento tecnologico farei venire qui in Monapoli per provare uno strumento innovativo che è il visore, la realtà virtuale. Noi con la Salernitana abbiamo fatto un esperimento, ne parliamo dopo. Velocità della tecnologia, dell'innovazione è talmente tanto forte che noi non riusciamo a starci dietro, la scuola non riesce a star dietro, i ragazzi studiano, si laureano, ma quello che hanno imparato a scuola poi non serve più, tutto questo vale eh, soprattutto, eh, non vale soltanto in altre par parti del mondo, ma vale anche da noi. E l'unico modo per essere al passo coi tempi è quello di seguire la tecnologia e le innovazioni. Non so se avete notato, ma questo video è vecchio, è di dieci anni fa, eppure però è molto attuale, perché parla di intelligenza artificiale, parla del, di un tema che è molto attuale in questo momento, non parla del metaverso, che però è quello che faremo adesso noi con, con Mimmo Napoli, hai mai provato il metaverso? No. Ecco, noi stiamo entrando adesso nella realtà virtuale. Sullo schermo vediamo quello che Mimmo Napoli sta vedendo all'interno dell'episodio. Noi lo vediamo bidimensionale, lui invece all'interno di questa stanza che abbiamo creato apposta per la partita con la Salernitana Fiorentina, dove abbiamo fatto il primo esperimento del metaverso in Serie A. Pensate, la Serie A che è uno di quei settori, di quegli ambiti dove c'è tanto budget, ancora non era arrivato il metaverso in Serie A. L'abbiamo fatto con la mia società Gruppo Iovine, con la Salernitana contro la Fiorentina, lo rifaremo con l'Atalanta. Ed è un ambiente virtuale che può essere la connessione tra tutto quello che noi stiamo dicendo. Perché eh, sappiamo l'impatto che i social hanno avuto sulla nostra vita, con il metaverso noi ci immergiamo ancora di più nella realtà virtuale come sta facendo lui adesso in questo momento, che è dentro un ambiente che abbiamo creato, che noi stiamo vedendo e che potrebbe diventare anche un modo diverso di andare al museo, di andare a vedere, una, non so, una, a vedere un concerto oppure anche di guardare una partita. Però al, di, dal di dentro, immersi in questa realtà... Una realtà che appunto può diventare, come lo è diventato Facebook eh, dieci anni fa, un grande modo, un grande strumento di fare promozione commerciale, di fare marketing e di fare ovviamente anche marketing turistico, che è quello il tema di cui stiamo parlando noi adesso. Ci vuoi dire che cosa ne pensi di questa esperienza che stai facendo? Sì, è estremamente interessante. Ti ascoltavo parlando a quanta fruizione museale si potrebbe fare. Eh, potremmo con le scolaresche, che ne so, portarle al MoMA piuttosto che agli Uffizi in modo molto dinamico, intuitivo, però eh, vorrei che il metaverso fosse sempre una, una fase di lancio della realtà sostanzialmente. Non dobbiamo vivere soltanto la realtà virtuale, ma la realtà virtuale deve sempre essere uno spunto per eh, stimolare la visione della realtà. Quindi nelle scuole farei fare una visita virtuale agli uffizi per poi portarle realmente. Perché altrimenti finirebbe per ammazzare il turismo. Sono d'accordo con te, era quello che, che si diceva anche prima con Marco Sanseviero però adesso ti sta venendo a trovare un ospite si chiama Enrico, chi è in sala lo vede anche qua eccolo qui, Enrico, vedi ti sta salutando, è questo col pizzetto e con, con gli occhiali lo vedono anche da casa, lo vediamo noi sullo schermo, tu lo vedi dal di dentro. Enrico, vuoi salutare un po' più da vicino Mimmo Napoli? Eh <ride> Eh, questa è una versione ovviamente così dimostrativa eh, che serve per spiegare che cosa è il metaverso. però lui diceva, una, eh, Mimmo diceva una cosa molto interessante no? a proposito della digitalizzazione responsabile, perché questo è uno strumento molto forte. Perché è come se tu vivessi in un cartone animato, diventi il cartone animato ed è affascinante, affascinante non soltanto per i bambini, ma anche per noi adulti. Tanti di noi qui in sala hanno provato il metaverso, lo proveremo anche nei prossimi giorni, in questa tre giorni dedicata a al turismo ed è davvero qualcosa che può poi alienare le persone, le può portare a preferire la realtà virtuale a quella, diciamo, eh, a quella reale. E questo però, come dire, richiede uno sforzo da parte delle autorità eh, scolastiche, innanzitutto, oltre che de delle famiglie, per cercare di disciplinare uno strumento che può avere una grandissima potenzialità ma che però può essere anche molto pericoloso, perché come diceva prima Marco, da imprenditore del turismo, io non vorrei che la gente venisse a Palinuro, dove tu hai l'albergo, soltanto nel metaverso e non ci venisse poi a fare il bagno, a mangiare i prodotti della dieta mediterranea. Quindi è uno strumento di promozione, uno strumento di interazione, come avete visto prima, eh, Mimmo Napoli ha interagito con Enrico Mastro Pietro attraverso la realtà virtuale, però deve rimanere questo e deve essere fatto con una certa, come dire, attenzione, con una certa... Accuratezza. Eh, se eh, fare, entrare in questo mondo che è nuovo, eh, ma neanche tanto, vuol dire aprirsi diciamo, al futuro e soprattutto in questo momento, in certi contesti, essere eh, leader di una tecnologia, anche di un modo diverso di fare turismo e di fare anche sport magari. Non so se gli altri ospiti vogliono dire, relatori, vogliono dire qualcosa su questo tema, quello dell'innovazione. No, semplicemente stavo facendo una riflessione con, con Pasquale Sorrentino che questo strumento, come correttamente tu dicevi, deve essere uno strumento di promozione, di lancio, di stimolo rispetto alle nostre destinazioni, altrimenti faremmo un, un grande danno all'economia e al comparto turistico delle destinazioni. Però sicuramente questo potrebbe essere estremamente interessante, lo dicevo con Pasquale, come appunto... Eh, proposta di lancio per quelli magari possono essere siti minori, no? Immaginavo a San Giovanni a Piro, a Bosco, c'è un, un, un luogo straordinario che è la casa di eh, Ortega, questo artista catalano che appunto ha risieduto e ha lavorato, ha eh, espresso opere importanti, e, e la sua casa è diventata un, un museo. Ovviamente, un piccolo comune del nostro Cilento con una piccola realtà museale come quella. Eh, immagino un po' gli sforzi che dovrebbe fare per poterla far conoscere o visitare magari questo potrebbe essere uno strumento immagino eh, l'area archeologica di Rocca Gloriosa perché insomma il Cilento per me è più immediatamente eh, vicino ma sì, sicuramente anche in costiera manfitana realtà museali eh, di piccola caratura che però magari messi in una rete di questa, di questa natura potrebbe eh, rappresentare un, come dire un outing importante per loro per stimolare appunto flussi però poi turistici reali. infatti sono stato contattato proprio da una realtà come questa qualche giorno fa perché vogliono lanciarsi in questo ambito in questo mercato che è ancora nuovo e quindi voglio dire come facebook era nuova 15 anni fa adesso è nuovo il metaverso ci sono tante altre realtà virtuali nelle quali intervenire assessore sorrentino ma eh, diciamo che questi sono tutti degli strumenti accessori che non possono però non tener conto di una delle cose che noi andiamo dicendo da un po' di tempo, che è quella che l'obiettivo, per quanto ambizioso, di rendere assessore al turismo del proprio comune ogni singolo cittadino. Guardi, io partendo da quella realtà che turisticamente è cresciuta molto, perché aveva in, in Scario il grande attrattore, il mare, che è il più grande attrattore al mondo, però con la capacità di portare dentro, verso l'entroterra, un arricchimento dell'offerta turistica. Io ho iniziato da una, un atto ancora più semplice. Abbiamo regalato alle, alla, alle scuole di quel comune un libro, in questo caso un libro in carta, che ne raccontasse le testimonianze storiche attraverso la storia e il racconto delle chiese, le cappelle, le confraternite, i centri storici. Perché se un turista mi viene a San Giovanni a Piro e chi abita quel paese non lo conosce, diciamo che è un punto negativo da cui difficilmente si, si viene fuori. Quindi la conoscenza e la consapevolezza, dice bene Marco, quando il sentiment di ciascuno di noi è legato alla propria terra, deve partire necessariamente dall'amore e dalla conoscenza, perché altrimenti diventa materia. Eh, come dire non completa, non sufficiente a eh, elaborare una strategia turistica. Quindi la conoscenza, questi sono gli strumenti che non c'è alcun dubbio, che non è che ti puoi eh, recintare dietro una domanda se tu sei d'accordo o meno. La tecnologia è come la migrazione, è l'universo, no, arriva dire, e ti travolge. Se posso dire a proposito del fatto che parliamo di turismo sostenibile, per me è ancora più innovativo quello che dicevi tu a proposito del fatto che la conoscenza la devono avere prima quelli che abitano il territorio. Non, non vi è alcun dubbio. Rocca Gloriosa, eh. che è un piccolo comune vicino a Torre Orsaia, che anch'esso è un piccolo comune, ha delle, degli scavi che sono di 2500 anni fa e che non conoscono, secondo me, il 90% dei cilentani. 2005, quindi prima anche no, degli scavi di, di Pompei sono, sono sì. un reperto storico uh, importantissimo eppure non si conosce e non viene visitato in un'area che potrebbe essere un'area dedicata al turismo lento al e turismo certo. sostenibile a tutte queste, queste attività di cui parliamo noi e che sono secondo me fondamentali e irripetibili no? perché non è che lo trovi da un'altra parte un posto che di 2500 anni fa quasi cioè, intatto quello è un caso uh, di specie rispetto invece al, al tema della dieta mediterranea di cui anche dalla sala hanno colto una, una suggestione. Non dimentichiamo che, eh, rispetto allo stile di vita enunciato prima, come scuola medica, e poi anche eh, rispetto al tema della mediterraneità, in senso completo, c'è un valore che è, appartiene molto a noi, che so, in realtà sono due i valori principali della dieta mediterranea. Uno è l'autoproduzione, il consumo di ciò che produci, è quello che. Diciamo gli anglosassoni chiamano la filiera corta, il chilometro zero, lo slow food, il plastic free. Tutte queste belle parole che molto spesso sono pura retorica se non capisci il significato principale, cioè la pasta, che è un elemento cardine della dieta mediterranea, in alcuni contesti si produce con il grano che viene dal Canada. La dieta mediterranea è il cavatello che si fa la massaia e lo fa con l'acqua e la farina di sua produzione. Quella è e anche la, quella è ripetibile la, no? la funzione. E poi c'è il secondo aspetto che è la convivialità, la capacità di raccontare ciò che stai mangiando, consumandolo con, con, i, con le persone a te care. Quello è un valore immateriale. La convivialità non ce lo dobbiamo dimenticare perché noi veniamo da modelli che badavano al consumo veloce, al fast, all'immediato e alla non correttezza, alla non chiarezza della provenienza. Quindi provenienza certa e consumo condiviso. Questi sono due valori. Questo ci potrebbe essere no, maggiore anche sinergia con una squadra come la Salernitana, che magari, se riuscisse a trasferire questi valori, trovando una piattaforma per poterlo fare, insomma, potrebbe dare no, ancora più vendibilità no, al territorio, no, più spendibilità. Ma io credo, Luca, che eh, la scelta non casuale di eh, appunto, avere, avere la Salernitana presente a queste aprile con la Salernitana. Um, questi, questa prima edizione dei quadri generali uh, appunto non è stata casuale. Ricordiamoci quando, uh, in tempi brutti per noi, perché insomma sappiamo dove eravamo in classifica, arrivò il presidente Iervolino. Questa nuova società, ricordiamoci la prima conferenza stampa fatta uh, dal presidente Iervolino. Eh, quasi tra a le memoria. cose esatto, e tra le cose che a me colpì, eh, appunto ne abbiamo parlato poi in federazione, la cosa che ci ha colpito immediatamente è stato il richiamo diretto che il presidente ha fatto al turismo. Osmosi, avete. Osmosi, un'osmosi assoluta, citando e eh, richiamando anche come elemento logistico la presenza di uno stadio che è lì a pochi metri da, uno, da, un, da un porto turistico incastonato tra due costiere. Quindi il messaggio del presidente Ivolino da imprenditore serio, come dire, lo, ha, lo ha dato, lo ha tracciato e, e noi lo abbiamo colto, e quindi è per noi naturale, insomma, che questo argomento entrasse eh, in maniera così, come dire, tra virgolette, prepotente nei quadri generali. Allora, siamo alle battute finali. Eh, vuole dire qualcosa a Luigi Sirica? Sicur sicuramente. Nel metaverso non si può andare in bicicletta, almeno, eh, almeno quello <ride> cioè, al momento no. Eh. Siamo, oddio, ci sono, può, con la bicicletta magari. Allora, collegata al visore ah, no, no, ma vedi, vedi comunque ci sono una serie di simulatori che ti permettono di allenarti, ma già da diverso tempo. perché Se tu pensi che il Tecno Gym eh, le ha negli anni 90, quindi bene o male, eh, questo tipo di attività eh, già eh, si fa. Infatti, lui inserisci i dati e riesci poi a pedalare. A scalare le, le, i percorsi mitici quindi le salite mitiche del giro d'Italia, via via discorrendo, però, il vento in faccia è un'altra cosa. Dopo, eh, ti facciamo provare il metaverso nella, quando, quando finisce il, il, il sicuramente, il eh? cioè, considera che eh, mio figlio, ha un contratto con la McLaren eh, con la Williams. Scusa, e fa sport e sport praticamente. Cioè, eh, diciamo che quello che tu stai facendo, lui si è creato dico, un lavoro, ma bene male riesce a tirare avanti. Hai capito? Certo. Cioè, alla fine eh, l'evoluzione c'è stata, però secondo me non è ancora esplosa. Però, secondo me, bisogna sempre stare con i piedi nella realtà. Cioè, sono d'accordo. Sono, sono, con sono te. sempre dell'avviso di toccare. Penso qualcosa. che siamo tutti d'accordo con te. <ride> Quindi questo è fondamentale. Sicuramente il ciclismo può dare una grossa mano al turismo eh, da, e può dare, eh, dei mano. territori, dei bordi, sì, al turismo dei territori. Tu pensi che, che ci sono uh, persone che, de, de, che vengono dal nord Europa, e, che praticamente restano in, in Cilento e organizzano i tour per i loro conterranei. Quindi c'è questo tipo, sta a noi riuscire ad organizzare. Sai per fare sistema e rete. Allora, Mimmo Napoli, una battuta? Allora, sicuramente la salernitana eh, può eh, e deve essere uno stakeholder fondamentale del territorio. La Sanitana può fare coesione, può diventare il biglietto da visita o la priporta di una serie di mercati, perché attorno alla Sanitana si possono costruire n progetti di promozione turistica. La sanitana può diventare l'ambasciatore del territorio. E, e questo è, ahimè, tutto legato alla classifica perché più in alto si va e maggiore efficienza e maggiore penetrazione si ha sul territorio volevo fare un piccolissimo passaggio riguardo al virtuale e agli usi che se ne fanno eh, non so quanti salernitani sanno che, eh, e mi dispiace che Alessandro è andato via perché è una cosa che volevo già chiedergli direttamente eh, si è parlato di San Pietro a Corte un sito UNESCO San Pietro a Corte da anni da anni con un progetto comunitario fatto insieme all'università è dotato di un sistema di eh, visori eh, che mh, trasmettono sul fondo della basilica di San Pietro a Corte eh, la storia di Salerno tridimensionale. Ahimè questi visori sono spenti. Io ho la fortuna di averli visti una volta perché c'era il curatore eh, della, del, del sito. E io ho chiesto, ma me li può accendere? Quel si è emozionato perché nessuno glielo chiede, ma io credo che una frizione di un'emergenza un architettonica non dovrebbe essere chiesta, dovrebbe essere disponibile e comunicata. E poi volevo fare un altro brevissimo passaggio su Pompei. Pompei è uno dei tre siti archeologici più visitati al mondo. Tornando alla percezione del territorio, non so quanti salernitani sono realmente andati a Pompei. E, però poi paradossalmente qualche anno fa, sfruttando la tecnologia della realtà virtuale con del, dei reperti che erano conservati nei sottoscala della sovrintendenza di Pompei, il British Museum ci ha fatto un film in 3D e ci ha fatto una mostra eh, che è durata un anno, che è stato il record assoluto di visite al British Museum di Londra. Mi sembra assurdo che gli inglesi si prendano un coccio nostro e ci fanno business. Quindi eh, questo è veramente assurdo e si ritorna alla, alla condizione principale su cui eh, si fondano tutte le idee alla base anche di questo consesso, è che bisogna avere percezione del territorio. Ti dicevo prima in un orecchio, ma se noi facciamo a gara per andarcene d'estate da questo territorio che è un attrattore estivo, è un paradosso. Se i nostri giovani devono andare, è vero che viaggiare è cultura ma io sono dell'idea che questa cultura si deve basare prima sulla conoscenza del proprio territorio e poi vado a conoscere gli altri. Cioè se non conosco le chiese di Napoli non posso andare a conoscere quelle di Firenze. E ho, ho citato Napoli perché Napoli penso non basti una vita a conoscerla tutta quanta, perché rappresenta un mondo, ma la stessa città di Salerno non so quanti salernitani sono andati mai al giardino della Minerva. Che è la culla della medicina mondiale. Il tema è proprio questo: no? quando si parla di cultura, non è tanto un tema di offerta turistica, è un tema di domanda turistica e quindi di comunità, di territorio, perché se tu non spieghi, non fai percepire al territorio le bellezze che ha, quel territorio poi non diventa consumer e quindi non diventa eh, cliente per... turista del suo stesso territorio. Però devi, devi renderle anche fruibili, perché come diceva il presidente Sirica, eh, quando Moser è innamorato del posto preferiva alle Canarie perché arrivava con le cana alle Canarie, scendeva in bicicletta e si allenavano. Qui arrivi a Napoli e Cristo si è fermato a Eboli quindi Allora, battuta per Beh, velocemente, velocissima mi ricollego alla, insomma, a, a quanto detto finora, qualche giorno fa dicemmo in maniera anche provocatoria eh, c'era anche Marco eh, eravamo in sede di consulta del turismo che io provocatoriamente vorrei procedere all'abbattimento della stagionalità turistica. Perché, lo dico non in senso commerciale, tecnico, è chiaro ed evidente che esiste un'alta e una bassa, una media, ma io dico in senso per gli amministratori, no? noi siamo provincia di Salerno consulta del turismo, ma in generale il core business sono gli amministratori, i comuni, ben 158, a cui devi spiegare che l'assessorato al turismo è cosa diversa dall'assessorato allo spettacolo, sono robe diverse. Ebbene, durante l'alta stagione, tu, manotieni il sito archeologico, tagli l'erba, pulisci le strade, tut c'è tutta un'altra attenzione. Durante la bassa stagione può accadere qualsiasi cosa, la spiaggia deve essere tenuta sporca perché non è bassa stagione. Cioè voglio dire, l'impegno che abbiamo oggi è di immaginare una stagione turistica dal primo gennaio al 31 dicembre. In provincia di Sai lo si può fare. Lo si può fare rispetto alla piattaforma di offerta turistica, sportiva, artistica, museale naturalistica per questa ragione lo dico agli amministratori ed è mio compito farlo, lo dico qui, lo ricordo a me stesso, ma eh, lo dico a tutti gli amministratori. Immaginate una, un catalogo a cielo aperto che il Padre Eterno ci ha dato e che noi dobbiamo imparare a gestire e a raccontare bene, ma a farlo funzionare. Perché se tu scrivi promozionalmente Museo X, il turista arriva e lo trova chiuso o con l'erba alta, è un feedback negativo che per rimuoverlo poi ci vuole la mano di Dio, veramente, o di Dio. Tutti e no, due. Io volevo dire, e questo è perfettamente in linea con quello che è il turismo sportivo che può portare una squadra di calcio, perché il campionato di calcio, per quanto adesso è stravolto, eh, pare che la prossima stagione cominci il 20 di agosto, la prima partita, eh, però c'è da dire, se il tifoso dell'Atalanta eh, viene a novembre ed è un appassionato di siti archeologici e vuole andare a Velia io non so in che condizioni la trova perché tra l'altro i mutamenti climatici di cui eh, tanto si parla e tanto preoccupano dal punto di vista turistico forse qualche beneficio invece paradossalmente ce lo stanno portando. Io ce ho fatto lo il bagno portare. il bagno l'ho fatto fino a dicembre, credo che eh, Marco ha lavorato in struttura qualche mese in più rispetto agli anni passati. Eh, però non è soltanto l'imprenditore che deve stare aperto, ci vogliono anche tutto quello che è attorno deve rimanere in linea magari ridimensionando sui flussi sicuramente, però l'uscire ci deve stare Allora Marco, concludiamo questa prima sessione. Guarda, concludo veramente brevemente dicendo, facendo una riflessione, dagli ultimi concetti espressi, eh, tu parlavi dei, dei cambiamenti climatici che hanno un po' stravolto le logiche e le dinamiche dei flussi turistici e io invece ti voglio, eh, voglio rammentare a me stesso e a noi tutti che ehm, un evento pandemico Parliamo del Covid-19. Uh, io credo che questo evento pandemico che noi abbiamo avuto, per non tutte le destinazioni turistiche italiane, ma per alcune di esse, il Cilento in particolare è stato sicuramente una delle più grandi operazioni di marketing turistico a costo Volontario. zero, involontario <ride> ehm, a costo zero la più grande operazione di marketing rispetto alle montagne di soldi che i vari, negli ultimi 30 anni probabilmente, i vari assessorati turistici pubblici no, hanno speso per promuovere il territorio è bastata la pandemia che ha fatto esplodere, esplodere triplicare i flussi turistici in una destinazione come il Cilento. quindi questo è il questo, turismo dei borghi che è il turismo del borghi il turismo appunto della, della, della natura dell'ambiente eh, ricordiamoci che il simbolo del parco nazionale è un fiorellino che si chiama Primula Palinuri anche qui mi viene da pensare a quanto siamo sciocchi e stupidi negli anni ad avere per esempio un, un, un fiore come la Primula Palinuri, rarità botanica mondiale, cioè se tu vuoi vedere la Primula in fiore devi venire per forza in questo tratto di costa tra Palinuro, Pisciotto e Marina di Camerota. Bene, il turismo botanico muove un milione di flussi turistici all'anno, tu lo sai bene perché operi nel, nell'arco dolomitico e sai bene anche nell'arco alpino, eh, quali sono i flussi turistici legati alla stella alpina ci sono flotte di persone che vanno a vedere si arrampicano per vedere la stella alpina ma poi voglio dire vedono montagna punto e basta e zero i flussi turistici che vengono per vedere la Primula che poi ha, offre uno spettacolo e uno scenario eh, voglio dire sul mare notevole Questo ci vuole, vuole educazione ci fa capire che come diceva anche Mimmo fino a qualche anno fa gli stessi abitanti di Palinuro avevano dimenticato che sono il paese della Primula, avevano dimenticato di questo attrattore che ti posso garantire che altrove è valorizzato, a Stoccolma, al, al centro botanico di Stoccolma, esiste in, in pianta la Primola Palinuri. Quindi con questo cosa voglio dire che eh, rimettere al centro la percezione, la concretezza, la coscienza di ciò che abbiamo, il potenziale che abbiamo, è il primo punto di partenza. Il secondo, punto di, il, diciamo, il secondo step è trovare, ma da questo punto di vista mi pare di capire che stiamo vivendo una stagione da questo punto di vista positiva in termini di, di raccordo e di dialogo con, con, con gli enti pubblici, non perché è presente, ma l'assessore Sorrentino... Uh, voglio dire ha dato, l'ho detto in apertura un avvio importante con il presidente Alfieri rispetto al, al, alle consulte, leggo anche nell'assessore nella regione Campania, nell'assessorato al turismo l'apertura uh, importante. Terzo punto, richiamo i numeri questi tre elementi sono necessari per poter sviluppare le tematiche. In questi tre giorni, con questi quadri generali, la FENA il turismo intende portare avanti queste tematiche. Eh, grazie ai relatori intervenuti, grazie al pubblico presente in sala. Ci saranno altre sessioni, ci vediamo nelle prossime ore.